てください。クラウドさん、時間ありませんよ。シュシュシュシュ、起きろ。Ah, oddio, questi sono loro due. What? Oretachiwa. Shinda no ka? Hoshi ni kaetta dake? Kaeru tochuu?夢ってことにしとく。私の夢の世界。Il mio sogno. Non ci credo. 諦めてついてきて。Non ci credo. Non ci credo che l'ho azzeccata.Non ci credo che l'ho azzeccata. Allora. Allora. Allora, un secondo. Cloud ed Eris sono caduti. E Cloud si è svegliato dalla sedia a rotelle. Quindi Eris sta dicendo che siamo nel suo sogno.Zack è andato a destra verso il palazzo Shira e il corridoio di sinistra invece è stato è come se fosse stato inondato da una luce e quindi, che ne so, cancellato, oppure, cioè, a me è sembrato come se Zack in quel momento avesse scelto tipo un bivio e avesse imboccato una strada che ha cancellato praticamente l'altra, cioè è come se avesse fatto una scelta.E nel momento in cui ha scelto di andare verso quella zona, cioè nel momento in cui ha scelto di andare verso destra, ha cancellato praticamente tutto ciò che c'era a sinistra, come se avesse scelto tipo di salvare il mondo o distruggerlo. E quindi potrebbe essere questa la fine del mondo, cioè lui ha praticamente, cioè sta cambiando gli eventi anche lui.Cioè Zack ha cambiato praticamente gli eventi, quindi...In un modo o nell'altro possiamo cambiare gli eventi. Cioè stiamo cambiando gli eventi, anzi. La luce bianca fa molto Eris, fa molto Sancta. No, madonna ragazzi, vi giuro, se ho, no, io non devo dire niente, devo stare in silenzio. No, devo stare in silenzio.少し歩こう。あ、約束。空見ないでね。空。non lo so, siamo sì molto vicini alla fine. そんなことを言われたら見るだろう。だよね。私こんな失敗多いんだ。先回りしちゃうの。Questi, vedi, questo è dove c'è Zack.È la Midgard dove c'è Zack. Perché i fiori sono secchi. Ah! Ne ne! Are! Iko! I fermagli. Sta facendo le cose che ha fatto con Zack. Sembra. Cioè come se si fossero invertite le parti, tipo. Eris, Henda. Yappari Henda. Rasuku nai.お姉さんにはこれが似合うと思うな。Esatto, è come se stessimo vivendo gli eventi di Crisis Core, però con Cloud.
ただだよ。でも一人一個ね。さあ、クラウド君がエアリスさんのために初めてプレゼントを選びます。クラウド君、どれを選ぶのでしょうか？Devo scegliere io? Il braccialetto dorato, il pupazzo di Stamp, il fermaglio rosa. Oddio. Torgal. Effettivamente sì, è più Torgal che Stamp. Però vedete, Stamp, questo Stamp non è lo stesso Stamp che abbiamo visto. Perché lo Stamp, a parte, aveva l'elmetto militare e poi era marrone. Promises to keep. È la canzone che ha cantato Eris, questa. Allora, se io qui dovessi andare di Canon, dovrei comprarle il fermaio, in realtà. Se parliamo di evento Canon, perché ai tempi, cioè, su Crisis Core, praticamente Zack le prendeva il fermaglio, cioè comunque le prendeva il coso per i capelli. Quindi io direi fermaglio, in realtà. Ehi tu, dimmi cosa devo scegliere. Io non vorrei che in base alla scelta che facciamo qua sminchiamo qualcosa. Mi sta venendo sta cosa alla, tipo alla Life is Strange, quasi quasi. Cioè che in base a quello che scelgo potrei effettivamente cambiare qualcosa. Andiamo sul fermaglio. Ah no, minchia, c'è la scelta obbligata? Ah, forse è una scelta inutile. Life is Strange è una delle esperienze più belle che abbia mai fatto sul canale Twitch. Mi cancellerei la memoria solo per rifarla. Bo-chan, Jo-chan, dore demo suki na no o motte iki na? Demo ne, hitori hitotsu da yo. Ma che è tutto gratis? Ma che fine è? Pure io voglio andarci qua. Che è tutto gratis. Vedi, Stamp è diverso. Stamp è diverso. Questo non è lo Stamp che abbiamo visto da Zack. Questo è lo Stamp che abbiamo visto nel remake. Ecco, qua prendo invece Stamp, le patatine di Stamp. Che sono quelle che si vedono fluttuare. Che si vedono fluttuare. Sì, ma che cazzo mi fate scegliere? Allora? Ah. Tanto se l'è calata, sa? Vuoi vedere che nella scena dove Zack apre la porta della chiesa ritrova Cloud? E anche questa l'ho azzeccata, perché loro ora stanno andando verso la chiesa. Credo. Credo. Io avevo detto o è Angel o è Cloud, quindi. Ojo ni awasete kure tte itta dake daro.
なんでこうなるんだよ。minchia どうせ世界は終わるんだよな。いや、non ne ha fortuna Zack。何でもできる。Cioè, stanno facendo le cose in parallelo. Vedete, Zack è praticamente lì alla Shinra, mentre loro invece. Un mondo che ha accettato la fine. ただ消え去るのみ。ごめん、あと1枚だけなんだ。俺たちを取ってください。私たちお願いします。Cioè, vedete, questa sono tutti rassegnati alla fine. じゃあみんなでポーズ決めたよ。一番雰囲気のいいカップルを取れた。Piero posa da modelli, posa da spettacolo, coppia di ballerini. Oddio, no, questa qua, dai, facciamola. Sate, saigo no besto kappuru wa. Cioè, vedete, qua, allora, praticamente qui è il mondo che si è rassegnato alla fine. Bigze, mattero. これ何？どういうこと？魔法がもうゼロに近い。Non c'è quasi più Mako. Sumari? Life stream ga sukkarakan. Ore tachi ga dou agakou to sekai wa owaru tte koto. Oh oh. Vabbè, esplosione minuscola. Che questa tecnicamente era la vera esplosione che nel remake doveva fare il reattore. Invece è stata la Shinra a distruggere il reattore. Vedete, dove Jesse diceva, ah, è colpa mia, ho fatto un disastro. Ma in realtà no. Perché non era così forte l'esplosivo di Jesse. E qui si vede. そんなこと言うなって俺を見ろよ。俺はお前を選んだ。だからここにいる。ありがとう。È davvero allora un'altra timeline questa? Perché qui il mondo sta finendo. Però è strano perché. Perché conosce Cloud Biggs allora? Fare una scelta. Scegliendo si apre un cammino, visto? È come ho detto io allora. The Price of Freedom, tra l'altro, in sottofondo. Oh cazzo. Oi, Biggs. Che cazzo gli ha sparato? Oi, Pix! Oh merda!
Minchia, si vede che era destino. Oh no. Anziché combattere, se n'è andato Zack. Ha scelto di non combattere e quindi non morire. Chissà se tutte ste scelte hanno un peso. Questa è l'Aeris del remake, secondo me. È l'Aeris del remake. È l'Aeris del remake che sa cosa succederà e quindi si sta godendo gli ultimi momenti. Infatti l'Aeris che c'è in Rebirth non è l'Aeris del remake. Lei è l'Aeris del remake. Ecco, Zack che ora apre la porta. Crowdo. Johnny. Aeris. Qui ora c'è la scena dove arriva Sephiroth. Esatto, questa l'abbiamo vista, c'era nel trailer. Dice no, non tu. Sephiroth! Oi! Nani, nani! Omae deva dame da. Madonna mia! Che cazzo sta facendo? L'ha risucchiato nel terreno. Ecco la speranza di Aeris. Esatto, vedete, ci sono i fiori. La decisione di Aeris, la scelta di Aeris. E ora qui Zack apre la porta. Eh no, perché c'erano tutte le persone a terra, quindi... Oddio, non è la stessa cosa. Di posti nostri. クラウドの気持ち聞けてよかった。 私はクラウドが好き。 でも好きにもいろいろあるよね。 この好きはどの好きなんだろう。 エアリス、変だぞ。 今日はずっと変だ。 失礼します。 Vedi, questa è l'Aeris del remake. Sta salutando Cloud. 罪悪感。
クラウド、ありがとう。ううん、なんでもない。Ecco, ora gli dà la materia. La scena che ho detto io. Io però questo l'ho detta post mortem. In realtà non è post mortem, ma è ante mortem. Questa materia salverà il mondo. Vedi, addio Cloud. Lo sta riportando indietro? Che cazzo sta facendo? Eccolo, Sephiroth. È nella stessa dimensione di Zack, però. Madonna, che è una cosa assurda sta parte. Ecco i Numen bianchi. Troia, ecco nel remake. Unmei no kabe ga koareru toki aratana sekai ga umareru. Kono hoshi ni wa ikusou mono sekai ga ari, umidasareta sekai wa あるものは続き、あるものはすぐに消える。Ecco, hai visto? 仮に長く続いても、いつか消える。だが、悲しむことはない。消えた世界は、ただ星に帰る。Si tratta solo di tornare al pianeta。そして、星の命をつなぐ。命は星をめぐる。だが星が消えればそれも終わりだ。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。Si stanno unendo。Insieme sfideremo il destino. Mancano 7 secondi alla fine. Non dimmi che devo scegliere. Con il nostro mondo. Si rivede la scena, eccola, si rivede. Visto Cloud, l'uomo incappucciato, questo vabbè l'avevamo sgamato. Il
La mia benedizione. No, no, di nuovo. Rematch. Madonna, ragazzi, sta parte è brividi. Oh, i brividi, voi non avete idea di chi è, come hai portato ciò che non dovevi. Meriti una punizione. Sì, sculacciami. Zack, non ho la vita. Ragazzi, io sono con i brividi. Sono stunnato completamente. Cioè, praticamente sono mondi che si uniscono. Cioè, si stanno unendo praticamente, si sono uniti praticamente due mondi. Crado. Mata aeta ne. Buji datta nda na. Sephiroth ga iru nda. Chikaku ni ite, ore tachi o mite iru. Questa è la foresta degli antichi. Demo Cloud ha solo cosa che pensate. Ore wa daijoubu da. Hontou no jibun o mitsukete. Jibun no koto dake kangaete. Trova il vero te stesso? Sephiroth no koto watashi ni makasete. Sephiroth wa kuro materia tsukau hazu. Non è che lo sta ingannando. Sai com'è? Sembrerebbe di no. Questa è quella che aveva Eris di Rebirth, quella trasparente. Cioè, ha fatto lo scambio delle materie. Questi sono i Numen bianchi. Dice, ci penso io a Sephiroth. Dice, devi ritrovare il vero te stesso. Cioè, sì, è come se le due Eris in un modo o nell'altro, cioè... Potrebbe essere che... Sì, si sono unite fondamentalmente. Ecco, vedi? Qua è...
E sono caduti? È molto probabile che ci sia un Cloud cattivo e un Cloud buono a sto punto. Vedi, questo di noi stiamo guardando attraverso gli occhi. Ah, vuoi vedere che il nostro Cloud ora è entrato in coma? E si sono scambiate le parti? Però no, qua Eris, vedete, qua Eris è viva. Sì, sì, vedete, Cloud qui è come quando è entrato in coma sprofondando nell'amaco. Che però tecnicamente dovrebbe essere una parte più avanti. Qui invece siamo nella foresta, vedi? Siamo nella foresta degli antichi. Quindi l'hanno raggiunta da soli. Ci sono tutti gli altri che la stanno chiamando. Si è ripreso Cloud. Cloud. Ecco, si è ripreso. Cloud, 魔法中毒だか劣化だかが行くだけ行っちまったと思ったぜ。世話をかけたな。エアリスだ。たっぷりしてもらうとして、まずはエアリスだ。この森を越えたところに大昔の都があるんだって。エアリスはそこへ行くつもりなんだ。クロマテリアは。オッケー、シャマンラフィーナ。これたらこの星は大変なことになる。 それを、セトラは防ぐことができるって言ってた。都はどこだ？エアリスしか知らないよ。霧が濃くてはぐれちゃって、一人で行かせちゃった。急いだ方がいいな。あっちだ。 È il destino a guidarci. ねえ、クラウド。エアリス、聞いたよ。古代種の神殿でセフィロスギッタギタにやられたんだって。いや、そんなことはなかったはずだ。あら？じゃあ、クロマテリアをなんで渡したの？それは今更かっこつけなくていいんじゃないの？そうだな。 Un secondo, io ora riordiniamo le idee. È stato come sognare. Vedi, non era un sogno. Vabbè, li chiamano pianeti, ma sono delle timeline. Sono delle timeline fondamentalmente. Però vedete? Però vedete, cioè Cloud è cioè praticamente questo Cloud è svenuto e si è svegliato il Cloud insieme a Eris. Come immaginavo io. Ecco, minchia sta cosa.
悪いと思わずに相談してほしいの。私でも他の誰かでも。Questa cosa te la rinfaccerà a vita, Cloud, sappilo. Che hai dubitato della sua esistenza. Quindi non è tanto che ci sono due Cloud, è come se ci fosse un unico Cloud che però si è sdoppiato. Vedi tutti che stanno facendo il discorso motivazionale a Cloud. Cioè, non è, allora, non è neanche che esistono due Cloud. Praticamente il Cloud ha una coscienza che però è come se fosse divisa, perché ha la coscienza di Cloud e la coscienza invece delle cellule di Genova di Cloud, che gli fanno vedere le cose strane, che gli fanno pensare cose strane e che gli fanno fare cose strane. Quindi non è, cioè lui è praticamente come se fosse bipolare quasi, no? Cioè come se avesse due personalità in realtà. Non è tanto bipolarismo, ma è proprio doppia identità. Una è la sua vera identità, la capitale dimenticata, la Forgotten City. Bellissima sta scena. La Eris che ha mandato Cloud, ricordiamoci che Eris è una cetra. I cetra hanno un collegamento diretto con Livestream. Ed è quindi è come cioè potrebbe essere come penso io, che Eris abbia la sua coscienza diramata in tutte le sue timeline, in tutti i suoi pianeti, chiamiamoli così. E ha mandato Cloud indietro perché sapeva che lui poteva fare qualcosa. Quelli neri non sono custodi del destino. Eccoci. Vedete? E questo spiegherebbe il fatto... questo spiegherebbe i numen del remake comunque, eh? Quindi non sono i veri Numen quelli neri. E questo spiegherebbe tante cose. Oddio! Earis. Inoru ga ii. Riunion. Sekai wa majimari. Oddio, i mondi si uniscono. Guarda, ci sono anche quelli bianchi. Questo spiegherebbe il fatto che i Numen neri che abbiamo visto sul remake non sono veri Numen. Quindi quelli che noi pensavamo fossero i Guardiani del Destino non erano i Guardiani del Destino. Erano i Lacchè di Sephiroth, ovvero i Mantelli Neri. Che poi vabbè, Sephiroth, Genova, possiamo chiamarlo in entrambi i modi. Erano praticamente i lacchè di Sephiroth Genova. E quindi i veri Numen, in teoria, dovrebbero essere quelli bianchi? O quelli bianchi sono stati creati
Ma non gli piacciamo. Non gli piacciamo a quelli bianchi? Quindi anche quelli bianchi... Oh cacchio! Quindi sono i bianchi per i Numen. Specie anomala di Numen. I custodi del destino che ostacolano chiunque provi a cambiarlo. Sono legati a ogni luogo e a ogni momento del destino del pianeta. Quando sono almeno in tre, creano un cerchio magico che depotenzia e indebolisce tutta la squadra. Dopo aver creato il cerchio magico, o dopo essere rimasti in due, entra un'intenzione e i loro nuclei diventano rossi. Quindi loro ci stanno ostacolando perché vogliono che Eris muoia? O perché non dobbiamo interferire tra Eris e Sephiroth? Madonna. Madonna, sono resistentissimi. Però probabilmente vabbè, è loro che resistono, vedi, sono loro a essere resistenti. Cioè, quelli neri sono comandati da Sephiroth, quelli bianchi invece sono i Numen originali. A Cloud lo fanno passare forse. Minchia, ora arriva Zack. No. Puoi vedere che ora ci sono Cloud e Zack insieme che combattono. Vedi, sta passando solo Cloud. Tempio della vita. Minchia. È passato solo Cloud.
Questa parte è molto particolare perché ci sono troppe cose che ho in testa al momento. Cioè, se spuntasse veramente Zack adesso che mi dà man forte nel combattere, sarebbe incredibile. Cioè, potrei veramente saltare dalla sedia. Perché Zack non si sa dove è andato a finire. Cioè, è sprofondato all'inizio e poi dopo è entrato in quel cerchio bianco, cioè nella zona bianca dove Eris praticamente lo ha salvato anche lui. Oh madonna mia, che bello! Guarda che casino! A meno che Cloud, che impazzisce, diventa veramente cattivo ed è Zack che combatte contro Cloud. Mamma mia, mi stanno venendo in mente tante cose che in realtà potrebbero succedere adesso. Preparativi decisivi. Eris sta pregando davanti all'altare per fermare Sephiroth. È il momento di prepararsi per essere pronti a tutto, tenendo conto che da qui in avanti non ci sono punti di recupero. Oh porco Giuda. Una sorta di rush finale.